Dicevamo, sta per iniziare la partita. Terza categoria, giornata importante con l'Indomita Roma che insegue la Virtus Tormarancio in classifica. Io sono Mario Nunzella di Rai Sport Academy e vi racconterò la partita. Occasione importante, prima forse vera occasione della partita per provare a spaventare Cortellesi, che intanto sistema i propri giocatori in aria. Arriva quindi il cross al centro, mette fuori la difesa dell'Indomita, poi la spazzata lunga, prova ad arrivare il numero 7 De Angelis, non riesce però a contendere il pallone. Il possesso è sempre per la Virtus con la conclusione da fuori che esce di poco. Primo spavento, primo squillo della Virtus. Lancio lungo con Misischia che prova ad arrivare, non riesce, quindi il pallone per De Angelis, l'imbucata per Misischia, ottimo il suo lavoro, riesce poi ad uscire dall'area di rigore, da quella parte però è tutto chiuso, è buono il pallone dietro per la conclusione ed il gol, il primo gol dell'Indomita Roma, primo gol di partita. Giordano ha colpito, bel gol, immobile l'estremo difensore Marinaro che non può arrivare sul pallone. 1-0 Indomita Roma. Occasione importante questa, la partita è appena iniziata. Punteggio dice 1-0. Sul pallone c'è il numero 10, Rossi Damiano, che quindi ha già contato i passi, si attende di conseguenza solo il fischio da parte dell'arbitro che arriva in questo momento. Parte quindi Rossi, la sua è una conclusione diretta in porta che scende ma non quanto avrebbe voluto, si rende pericolosa la Virtus. La squadra dell'Indomita che quindi gioca il pallone con Marino, ancora pallone in zona pericolosa, sempre però in controllo dell'Indomita Roma che quindi riparte a tutta velocità sempre con Marino, poi il tocco largo, ottimo il dribbling qui di De Angelis che poi entra in area di rigore, va alla conclusione, Misischia di testa, il pallone non entra ancora lì e infine c'è la parata di Marino. Comunque la conclusione precedente non è di De Angelis ma di Chiarappa, ottima l'azione dell'Indomita della struttura dell'impalcatura, come detto, per problemi di sicurezza non sono potuto salire fino all'ultimo piano. Intanto parte la conclusione di Rossi, il pallone rimpallato, c'è Cascina, ancora una conclusione, ancora tentata Cascina, poi si ritrova il pallone al tu per tu e va a segnare il gol dell'1-1 contro Cortellesi. Dopo qualche rimpallo è Cascina che mette il pallone in porta. Per il momento una buona partita fin lui, impreziosita, giocata da lui fin qua, impreziosita poi da questo gol 1-1, pareggio quindi sul rilancio della formazione dell'Indomita con Mancini che si porta sul punto di battuta. C'è quindi il lancio lungo, sempre Misischia che riesce a toccare benissimo questo pallone Marino, il pallone poi rimane lì e viene scacciato via dalla difesa avversaria. Ancora una conclusione, la traversa colpita in pieno, peccato, grande occasione per l'Indomita. La conclusione è del numero 10 Giacomelli. Possesso quindi Virtus, il pallone giocato da Ruggero in area di rigore, Rossi prova la conclusione al volo e trova un gran bel gol con il controllo in palleggio e poi il scaraventa questa sfera in porta di sinistro, peccato per l'Indomita, gol di Rossi che ha trovato un grandissimo gol, va a esultare giustamente con tutta la squadra, 2-1. Tutta rimane quindi in zona solo Cortegiani. Arriva il fischio da parte dell'arbitro, c'è il cross lungo sul secondo, forse lungo anche per tutti, la palla poi rimessa dentro, sempre Rossi che di tacco va a rimettere dentro e c'è un altro grandissimo gol del capitano Lisa che trova un gol bellissimo con l'acrobazia di Rossi che rimette al centro sulla testa del numero 6 che va così a purgare Cortellesi che non può arrivare su questo pallone, 3-1 per la Virtus. Lungo Misischia prova ad arrivare, ancora una volta chiuso da Lisa, ancora una volta in rimessa laterale, va a batterla poi Chiarappa che quindi tocca il pallone al centro, prova ad arrivare poi Marino, riesce a uscire palla al piede, da quella parte solo maglie avversarie, trova un ottimo corridoio per De Angelis che stoppa bene, quindi può puntare, va poi a servire ancora Marino che conclude, il suo tiro però è alto di poco, peccato, bella l'azione dell'Indomita Roma. Roma Arancio 1 Indomita Roma, Indomita che deve provare a fare l'impresa, provare a riprendere il match
importante per la classifica. Se dovesse finire così, la Virtus allungherebbe ancora di più sulle squadre inseguitrici per la zona playoff. Una di queste è l'indomita Roma. Oggi il mister della squadra in maglia gialla della Posta David raggiunge la 300ª partita in panchina, risultato importante. Noi nel nostro piccolo gliene auguriamo quantomeno il doppio, malgrado il punteggio dica 3-1. Però l'indomita ha giocato bene la prima frazione di gara, davanti i giocatori si sono mossi molto. De Angelis e Misischi hanno fatto diverse volte male alla difesa avversaria, non sono poi riusciti a concretizzare. La Virtus invece ha risposto con una prestazione solida, convinta, con cattiveria ha trovato il gol nelle forse le 3-4 occasioni che ha creato. È stata molto cinica la partita, quindi sta per ricominciare. Lato il servizio, questa volta impreciso, gioca l'indomita, ancora il pallone un po' buttato qui con il possesso per la Virtus. Sul pallone c'è Cosimetti che riesce a toccare dietro la sfera per Cascina, ancora su Rossi che va a concludere il tiro. È murato, arriva poi tranquillo e docile tra le mani di Cortellesi. Punteggio sempre di 3-1 in favore della Virtus, vantaggio maturato tutto nel primo tempo. Arriva quindi il fischio da parte dell'arbitro. Parte così metti il tocco al centro, peccato, stava per arrivare Cortigiani, chiude tutto Marino che poi va a lanciare lungo il pallone per Marotta e c'è la grandissima chiusura da parte di Bianchi che gli passa davanti e gli leva il pallone. Tu per tu contro Cortellesi, il possesso è per la Virtus, pallone toccato dietro sempre su così metti. Ancora tentata l'azione, riesce a uscire palla al piede, la conclusione esce veramente di poco, ci ha provato il tiro del numero 23, Galì. Delis prova a servirlo, Carosi non presa in controtempo e arriva qui il triplice fischio, finisce la partita, vince la Virtus Tormarancio per 3-1, bella partita, bello soprattutto il primo tempo, poi la seconda frazione di gara è stata una partita di controllo da parte della Virtus. Bei gol quest'oggi, vince la Virtus, ci ha provato l'indomita in tutti i modi, non è riuscita però a scardinare la difesa avversaria. Io sono Mario Nunzella di Live Sport Academy e mando un saluto a tutti.